Benvenuti in un nuovissimo video, io sono Giulia e questo è un nuovissimo video di Total Drama. E questo sarà un video un po' particolare, non so sinceramente come questo video risulterà e come chiamare questo video o cosa questo video sarà effettivamente. Semplicemente parlerò e farò un miscuglio di cose, ma in linea generale voglio parlarvi di nuovi cantanti o nuove canzoni o nuove persone nel mondo dello show business o musica o queste cose. So che molti di voi conosceranno già queste persone e so che molti di voi non conosceranno queste persone. So però che io non le conoscevo prima di scoprire chi fossero. Insomma, ho avuto un pochino di tempo questi due mesi, specialmente perché ci sono state all'inizio di gennaio le vacanze di Natale. Sono stata anche un pochino più su Musical.ly. Io non posto su Musical.ly, non sono attiva, però stando un pochino in giro ho scoperto qualche newser e queste quindi sono le persone che ho scoperto in questi due mesi del 2017. I primi non li ho scoperti su Musical.ly, in realtà li ho scoperti attraverso Musical.ly con una canzone, e sono Marcus e Martinus. Loro sono gemelli, sono norvegesi e ragazzi, pensate, indovinate, sono del 2002, quindi hanno 14 anni come me, siamo tutte e due del 2002, sono molto felice. So che la gente ora dirà perché sei felice, sono semplicemente del tuo stesso anno, non lo so, però quando io ero piccola, cioè loro sono molto famosi, e quando io ero piccola non c'era nessuno del 2002 che era famoso, ma ovviamente. Io pensavo sempre che tutti quelli che saranno famosi saranno o famosi e saranno più grandi di me, oppure saranno famosi quando io sarò troppo grande, cioè, per farvi capire. Quindi adesso abbiamo la stessa età e questa cosa mi emoziona. E infatti ho scoperto tutte queste persone, tutti questi nuovi cantanti, nuove celebrities scoperte, sono effettivamente teenagers, comunque sono più o meno tutti della mia stessa età, che mi fa veramente, sono super 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 emozionata. So che è una cosa stupida, però io mi ricordo quando avevo un crush su Justin Bieber e lui era troppo grande per me, io avevo tipo 10 anni, lui ce l'aveva 16, una cosa simile, veramente, che imbarazzo. Il fatto che siano quasi tutti del 2002 me li fa apprezzare ancora di più. Loro le ho scoperte su Musical.ly, in realtà le conoscevo già tipo di svista, credo di averle viste da qualche parte, però non le conoscevo davvero, nel senso che non le avevo mai seguite su nessun social, eccetera eccetera. E loro sono Lisa e Lena, e sono anche loro gemelle, e loro sono tedesche, sono delle muser, sono diventate star non solamente su Musical.ly in un anno, letteralmente in un anno hanno milioni e milioni di followers. Sono super carine, cioè veramente sono troppo troppo dolci. E anche loro appunto sono 2002, hanno 14 anni e veramente è troppo troppo carina questa cosa. Tutti 2002, scrivete qui sotto se siete del 2002. Beatissima essere nata nel 2000, perché quando vuoi contare la sua età, cioè quando vuoi sapere quanti anni ha, non devi farti i calcoli. Ed è Jordyn Jones, non so come si pronunci il suo nome onestamente. L'ho scoperta grazie ai suoi vlogmas che ha fatto. All'inizio non mi faceva impazzire, perché lei vive a Los Angeles e la maggior parte di tutti questi ragazzini che vivono a Los Angeles sono... cioè non voglio essere una persona cattiva, però sono persone che sono semplicemente state spinte tipo dai loro genitori e sono arrivati qualcuno, cioè sono arrivati famosi effettivamente per non fare niente. Però questa cosa non è che non si meritano la fama e tutto quello che hanno, semplicemente che sono dubbiosa su questa tipologia di persone. Però non la conoscevo effettivamente e devo dire che mi piace molto come
persona, perché nonostante è un pochino eccessiva forse, però vabbè, lei ha 16 anni, è del 2000 appunto. Molto semplice nello stesso tempo, è strano, però dovete assolutamente vedere la sua pagina Instagram perché è super super carina. Anche lei è una star su, quindi è una muser, youtuber e anche modella e anche ovviamente Instagram star. Il fidanzato di Jordyn, non so come si pronuncia il suo nome sinceramente, e lui si chiama Brandon Westenberg, una cosa simile. Anche lui, i ragazzini nati famosi praticamente. Anche lui ovviamente vive a Los Angeles e sta sempre sia sull'Instagram, sia su Musical.ly, sia sul canale YouTube di Jordyn. Jacob Sartorius. Allora, so che ne ho parlato tipo tantissimo ultimamente, mi sto facendo una testa così, però effettivamente in questo video c'entra tantissimo perché io non sapevo chi fosse, cioè avevo sentito Jacob Sartorius ma non conoscevo né il suo viso né niente di lui, in poche parole non sapevo neanche cosa facesse, come fosse diventato famoso, niente. E ho detto nel mio video, nei miei video su Jacob, ho detto che era la persona più famosa al mondo e la gente era tipo la persona più famosa al mondo, ti piacerebbe, bla bla bla. No ragazzi, è veramente la persona più famosa al mondo, la seconda persona più famosa al mondo, quindi la seconda pop star, celebrity, qualcosa più famosa al mondo è Justin Bieber, la seconda però, non la prima, perché la prima è Jacob. Anch'io ero tipo scioccata, cioè stiamo scherzando, un ragazzino di 12 anni, di 14 anni, perché anche lui è del 2002 ragazzi, cioè sono super gasata proprio per il fatto che sono tutti 2002. E vi lascio la clip qui per farvi vedere che effettivamente non sto mentendo. E come vi dicevo prima, Jacob è la persona più popolare al mondo. E poi vediamo la seconda persona più popolare al mondo, sì, Justin Bieber, però la terza chi è? La terza è Lauren Gray, il quarto Cameron Dallas, quinto Baby e Ariel, sesta Taylor Swift, settima Selena Gomez, ottava scusate Ariana Grande, nona Maddie Zeuger, quella lì che sta credo anche lei su Musical.ly, e poi decimo PewDiePie, undicesima Beyoncé, dodicesima Kim Kardashian, tredicesimo Matty B. Raps, quattordicesimo Rice Gum, insomma. E qui arriva il mio capitolo sul fatto che la gente sottovaluta i ragazzi. Senza, la gente sottovaluta veramente i ragazzi, perché io ho l'impressione che no, è vero che tante persone sono molto irresponsabili, però sono l'unico motivo per cui io credo che tante persone sono irresponsabili perché non hanno capito niente della vita, ma non nella vita, della vita di tutti i giorni, cioè non hanno capito niente di quello che effettivamente conta e non hanno avuto un sostegno dai genitori, spingerlo nella sua carriera, fatto comunque molto del lavoro da solo, nel senso quando va in tour non va in tour con la madre, cioè nel senso canta lui, non la madre. Mi piace pensare che in 30 anni da qui, quando i miei figli andranno a scuola eccetera eccetera, la scuola gli insegnerà a vivere, oltre che informazioni generali, a fare i conti e cose varie. Sfido ognuno a crescere un bambino in un mondo che è assolutamente anti-guerra e mostrargli quello che la guerra porta e vederlo crescere che effettivamente vuole diventare un soldato e uccidere la gente. Passiamo adesso alle canzoni che ho ascoltato di più
questi due mesi. Allora, questi due mesi ho ascoltato molta più musica di quello che faccio al solito. Ultimamente, questi ultimi giorni, ho iniziato ad ascoltare la canzone di Katy Perry, appunto, Change the Rhythm. Praticamente espone, utilizzando uno stratagemma politico, che praticamente il 90% delle persone sono pupazzi. E anche se loro pensano di essere liberi, come dice la canzone, non lo sono. Però ovviamente ci sono diverse interpretazioni. Io ne ho lette un paio e ho formato una mia idea su questa canzone. Ma rimane il fatto che è una bellissima canzone e ha un bellissimo ritmo. Vi lascerò pezzettini di ogni canzone. Un'altra canzone che mi è piaciuta tantissimo è quella lì di Ed Sheeran, sia Castle on the Hill e anche Shape of You, che è veramente bellissima. Come vi ho detto, Marcus e Martinus mi sono piaciuti moltissimo. All'inizio ho ascoltato tre canzoni, però questa qui, l'ultima che hanno rilasciato, che è Without You, è veramente è la più bella secondo me. Assolutamente Jasmine Thompson, e adoro ogni singola canzone che fa. Finora tutte le cover mi piacciono tantissimo. E niente ragazzi, per questo video è tutto. Io spero vi piaccia. Vi ricordo che se vi va vi potete iscrivervi al mio canale cliccando qui, e se vi va vi lascio qualche video qui che potete seguire. Niente ragazzi, per questo video è tutto. Ciao.